Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci ritroviamo su Final Fantasy Type-0, dove nella scorsa puntata, che è stata ovviamente l'introduzione, abbiamo visto che cosa è successo all'interno di questi, tra virgolette, chiamiamoli imperi, che poi tra l'altro sono delle fazioni più che imperi, però magari, ecco, chiamiamole fazioni, ok, che ci sono nati dei problemi tra queste fazioni. Le quali una in particolare, quella della Tigre Bianca, ha attaccato la nazione del cristallo. La nazione del cristallo, questo qua rosso, che ora ovviamente i nomi non riesco a ricordarli tutti a memoria, però devo dire che come trama sembra una cosa forse già rivista, a dire il vero, no? Che magari c'è quello che attacca quello, eccetera, eccetera. Sembra una cosa un po' rivista. Però il sistema sia di combattimento che della storia è abbastanza particolare, per cui bisognerà vedere effettivamente come hanno intenzione, di gestire la situazione. Allora, io direi di proseguire e di andare avanti con la trama, ovviamente con la storia, e vedere cosa succede adesso che abbiamo sbloccato alcune aree con la magia, visto che abbiamo distrutto un inibitore. もう一度報告しろ。Questo è un generale, quindi forse ipotetico boss? はい、6番艦の隊が確認しました。イレギュラーな部隊はいるようだな。401部隊と903部隊はどうした？依然応答はありません。呼び続け。は、白夜一例、白夜一例、こちらくさび応答先ほどの報告にあった161部隊の生き残りを呼べ。は。161部隊のマ魔ズコ長。法を使う連中を見たのは確かなのだな。はい。貴様はそれを目撃し逃走。その後部隊は全滅。間違いない。はい。この事実を報告せ恐ねれば。から逃げる者など我らミリテス公国軍に存在しない。161部隊はスザクの魔法攻撃により壊滅。片付けろ。は。ルシ君にではスザククリスタルを抑えられないということか。ああ、ウィンディのね。最悪。どこのネズミだよ。Sta ripristinando tutte le macchine. Sai che queste le devo prendere dopo. Aia. Aia. Ma dai, ma ho schivato. Ah,
Battaglia terminata. Allora, devo prendere un attimo familiarità con i tasti. Ecco, piastrina di riconoscimento. Chissà se sono decollezionabili queste piastrine. Cioè, se tipo devo raccoglierle. Perché se così fosse, una l'ho persa praticamente. Che era quella di prima che non sono riuscito a... che non sono riuscito a raccimolare. Perché non sapevo appunto di poterla prendere anche dopo il combattimento. Va bene, continuiamo ad andare avanti. Non è un problema. Ci sono dei cadetti nell'arena, svelta di andare ad aiutarli. Stiamo andando. Ah, c'è Rem. È macchina. Ah, questo è l'inibitore del cristallo. Oddio. Ah, qui è arrivata anche Seven. Evocazione, Odino. O almeno questo è Odino per me, cioè non c'è paragone. Boss. Ah, abilità dell'esper speciale Odino. Avete visto Odino? Con Zantensuken Odino può infliggere morte istantanea. Ok, come sempre d'altronde. Le probabilità aumentano quanto più si tiene premuto. Con Plenilunia colpisce ad ampio raggio. Con Centauro sfera attacchi ravvicinati. Con Impennata può schivare gli attacchi. Zantensuken Odino livello 99, no? Madonna. E giustamente sfruttiamo Zantensuken, no? La facciamo finita subito. Perché lei era in grado di riparare le macchine. E qua però adesso siamo senza Odino. La squadra è cambiata. Ah, ecco, c'è Seven. Oddio. Porca miseria. Quindi quando ci sono quei fasci verdi devo... Beh, dovrebbe essere morto. Corre.
L'ho colpita con i critici. Non avete altro scampo, prendete la mira e colpite. E colpisci! Ah. E non lo colpisce. Missione compiuta. Ok, grazie. Abunai. Tokoro datta. Tempo impiegato E. Fantoma ottenuti B. Morti subite D. Valutazione C. Vabbè, grazie. Missione compiuta, ricompensa speciale. Ignis magie. Sblocco avvenuto. Mega Elisir per 1. 30 nemici sconfitti da Ace. Carte Academia. Mega Elisir. 30 attacchi sotto riflessi letali. Uniforme estiva di Ace. What the f... Quindi in base anche ai personaggi che usate avete delle ricompense diverse. Ah, interessante. Molto interessante. Anta tachi wa ittai sono manto no iro. Non si conoscono? Strano. キュービチモク、ルシ君と通信不能。僕の一体何が起きているんだ。スザククリスタルの完全解放を確認。各地で魔法反応。68地点にルシ、スザクのルシが現れました。2例4部隊、2例8部隊、音信途絶。総員撤収準備。 続くにいる全部隊に緊急通達。現時刻をもって状況終了。撤退を開始しろ。撤退だ。早くしろ。本部へ状況救急位置を伝達しろ。作戦は北の夜明けに移る。はっ。ここに来て覆されるとはな。 作戦開始からわずか6時間。赤のマントをまとったアギト候補生クラス0の活躍に。イカデッティデラクラス0。スザク奪還作戦は電撃的成功を収めた。そして彼らはこの作戦を機に歴史の表舞台に立つこととなる。この度 Propedeutica al tuono, guanti, bracciale di bronzo, fantoma bianco. I fantoma non so cosa effettivamente siano. Panoramica, inventario, formazione. Configura, no? Come giocare, no? Formazione. Cater 5. Ci sono tutti. Ah, quella era Size, non 7. Jack, Queen e King. Praticamente sono le carte da gioco, quindi vanno 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Jack, Queen e King, che sarebbero le figure, ed Ace, che sarebbe l'asso. Però manca il 10, perché se noi contiamo i numeri ci sarebbe 1, Ace, che sarebbe sia come 1 sia come 13, superiore al 13, che sarebbe King tecnicamente, se consideriamo le carte da poker. Quindi avremo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Però dopo il 9 tecnicamente dovrebbe esserci 10 Jack, Q e K. Mentre invece qua abbiamo soltanto 9 Jack, Q e K. Quindi manca il 10. Se dovessimo fare una scala. Questa è una piccola cosa che magari non hanno notato tutti. O magari l'hanno notata e sono io quello che arriva in ritardo. Mentre invece... ecco, equipaggio, vediamo uniforme estiva.
Modello di uniforme creato appositamente per l'estate. No, non me lo fa. Non me lo fa equipaggiare. Perché non me lo fa equipaggiare? Accessori. Controlla. Incrementa di due potenze. Di due la potenza magica di tuono, riducendo del 10% i PM. Quindi qua non ho modo di poter sistemare equipaggiamenti e cose. Perché qui sospendi è temporaneamente il gioco, no? Richieste, mappa generale, inventario. Va bene, andiamo avanti per ora, no? È inutile indugiare. Ah no. Quindi tecnicamente tutto il nostro gioco sarà su questo, si incentrerà su questo, liberare i villaggi, fare side quest. Interessante. Magia proibita. Nani? Rilevata magia proibita. Sid, nome ricorrente comunque nei Final Fantasy. Questa volta ha un'accezione negativa, visto che è il generale della fazione avversaria, no? Però è sempre presente. Ultima. La magia ultima. Sì, voglio salvare. Però salviamo in un nuovo salvataggio perché non si sa mai. Ah, capitolo 2. In alto la bandiera vermiglia. Quindi è una sorta di controffensiva adesso, a quanto pare. 14 Aquamensis 842 EO, tipo avanti Cristo dovrebbe essere. Daino Artemadan na shio sareru no o sakeru tame. Jikoku ryoku oyobi Suzaku ryo de aru Rubrum no seikuu ken bouei o kaishi shita. Quindi sono nostri alleati. Sarani Concordia Okoku wa senka kakudai o yūryō shi teisen e no michi o mosaku shite ita ga Suzaku ga wa sore o kanzen ni kyōhi surukoto to naru. Zaglio Rubrum no Okua, Imada Kokoku no Sendio Kaniari, Sindiakuni Taisu, Jizio no Jo Hotonal Tesen o Konau Kotoa, Ukei de Gatai Gitai de Alta. Certo, quindi vogliono riprendersi prima i loro territori e poi magari. Zaglio Kete Kikan, Zushio Hachiseki Gikaiwa, Denjisu Yuatari, Chichi Dakkan no Tameno, Hageshi Giron o Kawashite. Infatti, su come riconquistare i territori. ルシを用い侵略してきた。ならば我が国もルシをもって報復を行えばよいのだ。面白いことを言う。ルシが議会の要求などで動くと思っているのかね。しかし事実、我が国のクリスタルは敵国のルシによって脅威にさらされた。このような状況であれば彼らも嫌だというはずがなかろう。
Chi sono sti DLC? Lucy wa Suzaku Crystal no ishi ni yotte nomi umokimasu. Koko de Lucy ni tsuite giron o shite mo kaiketsu ni wa naranai deshou. Hatsugen yoroshii kashira? Tashika shito kaifou sakusen ni atatta kohosei wa Crystal Jammer no eikyou o ukezu ni Byakko Lucy o gekitai shita to kiite imasu. Ok. Sono quelle specie di soldati che si teletrasportavano e che riparavano le macchine. Osoku natta wa. あの子らと同じことは簡単にはできないわ。高度の機密事項だから技術解除も不可能。ドクターアレシア、クリスタルジャマーに関しては何か分かりましたか？そうね。私の計測だとあのジャマーは普通の人間には使えるものじゃないわね。制御できるのはルシだけ。それとロリカ消失以後、 大掛かりなジャマー使用は確認されてないようだし、ジャマーに関してはルシに何かがあって今は使えない状況というところでしょうね。そうだったとして現状を打開する策は何かあるのかね。候補生の戦闘介入、現在の防衛戦力をそのままとし現状を打破するに最もふさわしいかと。 アギト候補生ともなれば戦力になることは間違いありませんが、しかしベリステリウム守護の拡大解釈にならんかね。ルシが互角のでは選択の余地はなかろう。そうですね、院長様のご判断を仰ぎましょう。今は朱雀存亡の時です。 誰もが試練にさらされています。アギト候補生たる彼らは朱雀のための戦いを厭わないでしょう。それでは議会での正式な採火をしましょう。 La musica, il cristallo, gli opening di tanti Final Fantasy. Allora, Piazza della Fontana. Allora, a quanto pare, noi, vedete, facciamo parte di una sorta di elite, visto che abbiamo il mantello rosso, mentre invece qua gli altri, come potete vedere, hanno mantelli blu, mantelli gialli. Benvenute, classe 0. Allora è vero che un gruppo di cadetti del mantello vermiglio ha annientato un Elsie della tigre bianca. Io sono Aki, della classe 1. Ah, ecco, quindi ci sono... Ecco, praticamente il mantello, a quanto pare, simboleggerà la classe, no? Dalla 0, che è la più alta, fino a poi scendere 1, 2, 3, via. Io sono Aki, della classe 1. Mi hanno chiesto di mostrarvi il campus, ma fino ad un minuto fa non pensavo esisteste davvero. Siete proprio la leggendaria classe 0 in carne e ossa. Questa è l'Accademia, il peristilium della Fenice Vermiglia. Andate nell'aula 0 e fate rapporto al vostro comandante, ufficialmente come cadetti. La prima porta a sinistra nell'atrio. La meta da raggiungere è indicata con quella specie di aquila, che sarebbe la Fenice. Sarete ufficialmente cadetti? Ok, le cose probabilmente si faranno difficili. Quindi, ah, ecco, vedete, c'è la mappa praticamente a destra che ci dice dove dobbiamo andare. C'è il negozio di armi. Ecco, mappa generale, vedete? Questa è per vedere tutto. Madonna, guardate quanti posti ci sono.
Vediamo se me la fai equipaggiare ora. No, non me la fai equipaggiare. Niente. Scherzavo. Ma non c'è la possibilità di mettere una minimappa praticamente. Non c'è la possibilità di mettere la minimappa. Che è Ardyn. Di qui non si passa. Questa zona è stata gravemente danneggiata durante l'ultima battaglia. La guerra lascia molte ferite sugli edifici e sui nostri cuori. Madonna, questa musica in sottofondo è il paradiso. Che tra l'altro è anche la stessa musica che c'è su Opera Omnia nell'opening. Qui non si passa neppure. Di correre più forte non si può correre più forte. Si può al massimo fare un saltino per... Oh! Moguri della classe 1. Lieto di conoscervi, Kupo. Io sono il Moguri della classe 1. Ah, vabbè, non mi dice niente di che. Questo è l'atrio. E dopodiché dobbiamo andare a sinistra. Wow, guarda che bello! È una sorta di garden, se vogliamo paragonarlo in termini di Final Fantasy, no? Come... Final Fantasy 8 c'era il guard. I teletrasporti. Ecco, vedete, i vari mantelli simboleggiano le varie classi, secondo me. Cioè, queste specie di foulard che hanno attaccati al collo, no? Simboleggiano le varie classi. Vediamo, voglio fare un test. Tu che hai il coso blu, fammi vedere. Ecco, della classe 2. Fatemi vedere se è vero. No, tu non mi vuoi parlare, va bene. Tu che hai il coso viola, fammi vedere che cosa sei. No. Ecco, qua c'è addirittura un cadetto della classe 2. No. Comunque sì, vari mantelli della classe 8. Ve lo devo dire io, Kupo? Dovete ricevere le istruzioni del Moguri della vostra aula, Kupo. Quindi cos'è, giallo? Cos'è un coso giallo? Tu non mi parli, mi trapassi. Cadetto classe 6. Il lancio della bomba ultima si può considerare come il tempus finis, cioè la fine del mondo. Quindi i vari mantelli ovviamente sono le classi. Vede, qua c'è quello verde. Corridoio. No, mi sa che non dovevo andare di qua. Ah sì, invece sì. Ecco, qui c'è la maestra, la professoressa. Perché tutte le professoresse di Final Fantasy devono essere così buone? Ace, eccoti qua. Ti aspettavo, tesoro. Ehi. C'è qualcosa di cui vorrei parlarti prima che diventiate ufficialmente cadetti. D'ora in poi, naturalmente, dovrete continuare a raccogliere fantoma, come vi ha sempre insegnato vostra madre. Cioè, tu tecnicamente saresti la madre? Tuttavia dovete ricordare che solo noi ricercatori del dipartimento esoterico siamo a conoscenza dell'esistenza dei fantoma. La loro vera natura poi è un segreto praticamente per chiunque, a parte voi 12 e me. Per questo vi sto mettendo in guardia. Verranno assegnati due nuovi cadetti alla vostra classe. Loro non conoscono la vera natura dei fantoma, né dovranno mai scoprirla. Anche se sono vostri compagni, il loro destino non è legato al vostro. Voi 12 siete speciali, non dimenticatelo mai. Ai due nuovi basterà che diciate che i fantoma sono una fonte di energia magica. Ah, ecco, qui si può salvare. Ah, ecco, equipaggiamento. Vediamo se qua si può cambiare. Ah... Ecco, vedete, bracciali di bronzo, guanti e propedeuticità al tuono. Però mi abbassa i PM, no? Quindi mettiamo questi. Poi carte, va bene. Abilità, mazza a sorpresa. Non ho niente qua. Ah, c'ho Ignis. Ignis Pro. Ignis CLU. E Fulgor CLU. Richiede una potenza magica maggiore. Ah... Potenza, vediamo, ma scusa, ma potenza, ma dov'è la mia potenza magica? Io non ce l'ho la potenza magica. Cioè, ho solo PM, vabbè, che... Ah, però vedete, Ignis lo posso mettere. Madonna, PM 85, what the f... Però io ho la propedeuticità al gelo, quindi non mi conviene mettere... mi conviene mettere questo. No, aspetta un secondo.
muro. Posso avere energia e bloccaggio. Cos'è bloccaggio? Magie richieste, difesa 50, 60, 70. Ah, ecco, ci sono le varie richieste. E difesa, vabbè, difesa io ho 58, quindi posso utilizzarla. Metto energia, così mi posso curare, anche se effettivamente non è... posso, diciamo, curarmi da solo. Poi energia. Scusa, abilità, ecco, non ho niente. Vabbè, con gli altri non credo che possa fare altro. Ah, a lei posso dare Ignis Clue addirittura. Che non so cosa sia. Energia. Ah, beh, queste saranno tante cose che potrò assolutamente... Nuova abilità. Ah, ecco, vedete, qua posso fare le... aggiungere una combo finale agli attacchi standard. Mazzo offensivo permette di approntare carte con effetto diverso, tendenzialmente per azioni offensive. Permette di approntare tendenzialmente per il recupero di PM. Permette di piazzare sul terreno delle carte da attivare per un attacco. Ah, soltanto questo è ciò come... No, voglio mazzo offensivo, sì, decisamente. Abilità appresa. Sì, la voglio equipaggiare. A posto di mazzo a sorpresa mettiamo il mazzo offensivo. Integratori, non ha integratori. Ah, vedete, tutti hanno dei punti abilità che mi permettono di imparare delle nuove tecniche. Vedete? Ecco. Lei già possiede tutto praticamente. Pioggia potente, pioggia efficiente. Abilità appresa. Cioè, posso tranquillamente imparare già abilità come se non ci fosse un domani. Ah, ecco, vedete, poi... Ah, vabbè, ma qua mi dovrò passare poi il tempo. Vabbè, allora lo faccio dopo. Quando lo faccio per conto mio. Salviamo. E qua, nuovo salvataggio. Tanto posso tranquillamente sprecarli i salvataggi. E allora, voglio fare una cosa. Dato che voglio studiarmi un attimo questa parte dell'evoluzione, delle abilità, eccetera, eccetera. Mi passo un attimo il tempo e ci rivediamo nel momento in cui finisco tutto e vi spiego anche che cosa ho imparato da autodidatta, se così si può dire. Ci vediamo tra poco. Allora, eccoci qua, sono ritornato. Ovviamente la puntata ho notato nel frattempo che è stata registrata... abbastanza a lungo, per cui vi faccio un attimo vedere, o per meglio dire, cioè vi faccio vedere quello che ho capito da questa mia esplorazione del power up, e poi ovviamente stacco la puntata, così nella prossima possiamo tranquillamente continuare la nostra avventura. Allora, sono entrato nel menu e ovviamente siamo andati nel pannello evoluzione. Nel pannello evoluzione esistono le abilità che possono essere ovviamente incrementate grazie ai PA, quindi punti abilità, possono essere aumentate, e ovviamente queste abilità ci permettono di diventare più forti. Ho scoperto anche che imparando determinate abilità si possono sbloccare delle nuove abilità, che ovviamente saranno o l'unione di quelle abilità potenziate, quindi ci permettono comunque di avere doppio beneficio, o comunque saranno delle abilità superiori che si sbloccano nel momento in cui abbiamo masterizzato, se così si può dire, tra virgolette enormi, le abilità precedenti. Tra l'altro, tornando anche al fattore di equipaggiamento, ho notato che con i tasti LB ed RB possiamo cambiare le uniformi. E vi volevo fare vedere appunto l'uniforme estiva, che è quella che abbiamo sbloccato, che è praticamente questa. Un uniforme, diciamo, particolare, anche se forse io utilizzerò l'uniforme classica, giusto per avere una sorta di... di esteticità per quanto riguarda il gioco, ecco, senza fare troppo lo sgargiullo, come direbbe qualcuno.
Per cui niente, ho imparato queste cose, man mano che andremo avanti cercherò di vedere effettivamente come migliorare tutto il resto, però per il momento è tutto, visto che la puntata è già venuta abbastanza lunga come registrazione. Nella prossima invece vedremo che cosa succederà diventando dei cadetti ufficiali. Quindi grazie per il momento per essere stati con me e ci vediamo alla prossima.